Oggi facciamo un grande tuffo indietro nel tempo, soprattutto per fare un regalo ai più piccoli, nei confronti dei quali abbiamo il dovere di tramandare la tradizione, o quantomeno provarci. Perché ragazzi, ricordatevi che non c'è futuro per chi non conosce il proprio passato. Sapete, c'è stato un tempo in cui due fratelli italiani erano considerati il vertice assoluto nel mondo dell'equitazione. Per gli appassionati, la loro ormai è una leggenda vera consegnata alla storia ed è grande fonte di ispirazione. Amavano i cavalli, amavano l'ippica, amavano lo sport, amavano orgogliosi la patria e amavano essere fratelli. Ma rivali, sempre in corsa l'uno contro l'altro, uno dietro l'altro, per risultare il migliore, tenacemente, ma senza una vera rivalità. Talmente propensi e abituati a rincorrersi che se ne andarono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. A fine 2013 Raimondo e a inizio 2014 Piero. I fratelli invincibili, come li chiamavano durante i lustri d'oro nei quali orgogliosi dominavano il panorama dell'equitazione mondiale, ovvero i fratelli Dinzeo. Non saresti dovuto essere tu il primo, almeno non questa volta. Queste le parole sussurrate da Piero nella camera ardente prima di congedarsi da suo fratello, rivolgendogli l'onore del saluto militare. Non si lascia così all'improvviso il compagno di tutta una vita. Se vedo un cavallo che mi piace, a chi lo racconto? Sei riuscito a battermi ancora e non lo dovevi fare perché toccava prima a me e lo sapevi. Questo l'ultimo rimprovero di un commosso fratello maggiore. Fra i Dinzeo c'erano 2 anni di differenza e una vita trascorsa in perfetta simbiosi, l'uno accanto all'altro, perfino sui gradini più alti del podio. Arrivarono insieme a livelli altissimi, ai vertici di tutte le più importanti competizioni e tutti ricordano i due fratelli fianco a fianco seduti sulla panchina ad osservare il percorso degli avversari. Ma davvero i rivali non si scambiavano consigli, neppure una parola, condividevano solo la stessa tensione, che lentamente si allentava man mano che si avvicinava il loro momento o che gli avversari facevano un punteggio inferiore. Raimondo era il più bravo di tutti, sosteneva Piero, ma sono certo che lui pensi lo stesso di me. Da parte sua Raimondo ribatteva senza pensarci due volte: Piero, il migliore, nessuno sarà mai a cavallo come lui. Uniti contro tutti, a dispetto delle loro tifoserie, sempre più divise. Chi amava Raimondo non poteva sopportare Piero e viceversa. Tentarono persino di piantare il seme della discordia tra i due, ma non ci riuscirono mai. C'era un legame che trascendeva le logiche meschine delle rivalità, qualcosa di forte che impediva all'ambizione smodata di prendere il sopravvento. L'altro era semplicemente lo specchio in cui riflettersi, il più grande rivale, lo stimolo a migliorarsi e non poteva, per nessun motivo, venire a mancare, perché la gara non aveva alcun senso senza quel confronto. Gli italiani la regina Elisabetta II non ne ricorda molti, ma fra questi gli unici sono proprio i fratelli Dinzeo, due cavalieri, due veri soldati, due medaglie olimpiche, entrambi molto British style, ma purtroppo per lei italianissimi. Insieme rappresentano un'icona intramontabile dello sport azzurro, la memoria di un'Italia ormai dimenticata, un pezzo di storia sportiva che non ritornerà mai più. Parteciparono a ben 8 Olimpiadi consecutive, sì, avete capito benissimo, 8, dal 1948 al 1976 e anche vincendo. Piero era un amante del mare, per tutta la vita si ostinò a dichiarare che se non l'avessero messo in groppa ad un cavallo fin da bambino si sarebbe dedicato volentieri alla barca a vela, ma il destino per lui aveva deciso diversamente, o meglio, non il destino, ma il padre, Costante Dinzeo, dai saldi principi e dall'ancor più ferrea volontà. Veniva dalle terre abruzzesi e dei cavalli aveva una conoscenza naturale e millenaria come quella delle sue vallate, perfezionata poi con la disciplina appresa sotto le armi. Provetto cavaliere, aveva combattuto durante la prima guerra mondiale per risparmiare il fratello più piccolo, Silvio, e permettergli di continuare gli studi universitari. Il sacrificio non si rivelò vano, Costante ottenne il grado di maresciallo e una croce al merito, mentre il fratellino si adoperò perché almeno un laureato in famiglia ci fosse. Terminata la guerra, aprì una scuola di equitazione nella società ippica romana, nell'ex fabbrica di mattoni della Farnesina. Studiò a fondo le tecniche di tutti i principali campioni, in particolare l'equitazione naturale di Caprilli, e arrivò a svilupparne una tutta sua, che in pratica consisteva nel portare il cavallo di fronte all'ostacolo per poi lasciarlo libero di saltare. Ne conseguì che i suoi cavalli divennero richiestissimi e fossero ammirati in tutto il mondo. Il primo fra tutti fu Nasello, conosciuto come The
Destriero da leggenda, a me fa ridere il nome perché mi ricordo un pesce. Formare solo il cavallo però non era sufficiente, Costante mirava a creare il cavaliere perfetto. Inevitabilmente impegnò i suoi sforzi nella formazione dei figli Piero e Raimondo, che mise in sella non appena impararono a reggersi in piedi. Se con Piero l'intento riuscì, era docile e obbediente, con Raimondo minacciava di fallire. Il bambino scoppiò in lacrime, sulla sella non ci voleva proprio stare. Una delusione dura da sopportare per papà Costante, che si trincerò dietro un muro di silenzio e di stacco, che oggi farebbe storcere il naso a molti pedagogisti, lasciando il figlio ancora più avvilito. Ma alla fine, seppur forse un po' troppo egoistica e psicologicamente avvilente, quella strategia nei pensieri di papà Costante era per il bene del figliolo, che iniziò anche a sentirsi escluso. Nel frattempo, mentre lodava la bravura di Piero, a lui nemmeno parlava. Dovette intervenire la madre, mettere una buona parola in favore del piccolo di casa e insistere perché gli fosse concessa una seconda possibilità. Costante fu chiaro, avrebbe tollerato la paura, ma non le lacrime. Fu così che a 7 anni Raimondo D'Inzeo rimontò in sella e non vi sarebbe mai più sceso, fino alla fine dei suoi giorni. Oro olimpico, 2 volte campione del mondo, fu nominato miglior cavaliere della storia da un referendum mondiale tra giornalisti di equitazione. Insomma, un fuoriclasse assoluto. Quel giorno, tuttavia, non sembrava affatto un campione e nessun segnale scese dal cielo a profetizzare il suo promettente avvenire. Al contrario, Raimondo si aggrappò alle redini con il batticuore e le mani tremanti di un bambino spaventato. Aveva fissa nello sguardo la determinazione, però. Quel padre severo non lo avrebbe mai più deluso. Costante non lo capì. Diceva che non aveva stile, era troppo impetuoso, irrequieto, nulla a che vedere con la tecnica impeccabile del fratello Piero. Lo guardava sempre storto perché mentre Piero accettava con umiltà i consigli, lui non abbassava mai il capo. Stimolava il cavallo con la gamba prima di saltare, pur sapendo bene che il padre era contrario. Disobbedienze che non gli valsero certo l'appellativo di pupillo prediletto. Costante preferiva lodare Piero, che di certo, invece, era sicuro gli avrebbe dato moltissime soddisfazioni. Erano 2 volti di una stessa medaglia. Piero rappresentava la tecnica, Raimondo la grinta. Così, tra galoppi, infortuni e fratture, i 2 fratelli diventarono grandi. Sempre in competizione tra loro ai primi concorsi, nessuna gara filava liscia. Litigavano per tutto da ragazzi, si contendevano i cavalli e una volta esposero perfino reclamo l'uno contro l'altro. Tutto però cambiò allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando le loro strade si divisero e forse, per la prima volta, entrambi provarono la nostalgia acuta della separazione. Furono mandati in accademia, Piero a Modena, Raimondo a Lecce. Ne uscirono di molto cambiati, più maturi e consapevoli, e finalmente smisero di tiranneggiarsi a vicenda. Raimondo entrò a far parte dell'Arma dei Carabinieri e da quel momento gareggiò sempre in divisa. A Piazza di Siena, sul campo di gara dei Giochi Olimpici di Roma, nel 60, ad attendere D'Inzeo c'erano 14 ostacoli, di cui 7 salti si snodavano lungo un percorso che gli esperti di equitazione giudicano tra i più difficili al mondo. L'attenzione era molto alta, soprattutto per Raimondo, a cui toccava l'ingrato compito di dare inizio alla gara, non certo un vantaggio. La sua cavalcatura era Posillipo, un sauro di 10 anni che non deluse le aspettative. Percorso netto e 0 penalità. Il morale degli avversari colava già a picco, ma la gara non era ancora conclusa. Raimondo teneva gli occhi fissi sul fratello e non si calmò finché anche lui non giunse all'ultimo ostacolo. Solo allora si concesse un sorriso. Piero infatti fu penalizzato di 8 punti. La seconda manche fu meno onorevole. 3 errori per Raimondo, che si trovò ad accumulare 12 penalità. E ancor più arduo il turno del fratello. Il suo cavallo, The Rock, ebbe un inciampo sull'ultimo largo, ma il recupero fu prodigioso. Piero mise a frutto la tecnica impartitagli dal padre, l'ottimo equilibrio che gli valse l'epiteto di cavaliere perfetto. Terminato il turno di gara, Raimondo e Piero sedettero l'uno accanto all'altro, stretti dalla morsa angosciosa degli errori commessi. Restarono così, senza dirsi una parola, sospesi nell'attesa. Toccava ad altri, adesso, disputare la gara. Sempre in silenzio, osservarono gli altri concorrenti scomparire dal tabellone, uno ad uno. Gli avversari più temibili non ce l'avevano fatta, erano crollati tutti. Restavano solo lui e Piero, alla vetta della classifica, ma ancora non osavano dirselo. Fermi al loro posto, sentivano il tumulto nel cuore. Le ultime prove furono sempre più deludenti. Persino i tedeschi, dati per favoriti, stavano scivolando verso piazzamenti secondari. Poi l'annuncio, il verdetto finale.
avevano vinto i fratelli Dinzeo. Primo Raimondo, secondo Piero. Si strinsero la mano prima di salire sul podio, quasi a dire sì, ce l'abbiamo fatta. Un momento da incorniciare nel corso di un anno che non fu da meno in quanto a vittorie. Infatti per Raimondo arrivò anche il mondiale quell'anno. Avrebbero collezionato molti altri titoli, vinto tante altre medaglie nel corso della loro carriera. Ma mai nessuno riuscì ad eguagliare quel traguardo. Due fratelli si trovavano vicini in cima al podio olimpico. Fu la consacrazione. Vennero acclamati come i dioscuri dell'equitazione italiana e quell'Olimpiade diede origine alla loro eterna leggenda. Potremmo ora farvi l'elenco di un palmarès straordinario da parte di entrambe i fratelli Dinzeo, costellato di medaglie olimpiche, anche in altre edizioni dei giochi, medaglie europee, mondiali, ma non vogliamo rovinare la conclusione, che rappresenta qualcosa di molto più grande della stessa competizione. L'argento di Roma fu la medaglia più dolce amara per Piero, che osservava dal basso il fratellino ergersi sul gradino più alto del podio. L'oro di Raimondo in fondo era anche una specie di orgoglio che non si riusciva a spiegare, veniva da dentro e lo rendeva felice. Probabilmente sul secondo gradino del podio Piero si ricordò di quello che gli diceva Raimondo quando erano bambini: voglio essere bravo come te. Una frase da tenere chiusa nello scrigno del cuore, soprattutto in quel momento. Un pensiero da stringere forte in un pugno come una medaglia. Era un sentimento che potevano capire solo loro, i fratelli invincibili, che rappresentavano i due volti della stessa vittoria. Aiutate il nostro canale a crescere, condividete i nostri video, iscrivetevi al canale. Memnone vi saluta, vi ringrazia, lasciateci un like se vi fa piacere, commentate perché fa piacere a noi e soprattutto ci vediamo domani con un prossimo BIOS. I love this game.